Il 23 maggio è la festa nazionale rossonera. Il 23 maggio del 1968, il Milan ha vinto la finale di Coppa delle Coppe 2-0 a Rotterdam, con doppietta del grande Kurt Uccellino Hamrin contro l'Amburgo del grande Uwe Seeler. Il 23 maggio del 1987, il Milan ha vinto lo spareggio europeo contro la Sampdoria 1-0 al Comunale di Torino, con il gol di Daniele Massaro, che quel giorno viveva anche la festa del suo compleanno. Il 23 maggio del 1990, il Milan ha vinto la finale di Coppa dei Campioni 1-0 al Prater di Vienna, con il gol di Frankie Rijkaard contro il Benfica, allenato da Sven-Goran Eriksson. Il 23 maggio del 1999 il Milan ha vinto la partita scudetto dell'ultima giornata di campionato allo stadio Curi di Perugia, con i gol di Andrés Guglielmin Pietro e Oliver Bierhoff per il tricolore milanista numero 16. Il 23 maggio del 2007 il Milan ha vinto la settima Champions League della sua storia ad Atene contro il Liverpool. Atene, già Atene, una coppa che viene da lontano, che più da lontano di così davvero non si può. Una squadra che nasce dai preliminari e poi arriva in finale permettendosi di avere una rivincita così, con un certo tipo di partite, perché alcune partite di quell'annata credo che rimarranno nella storia del calcio. E poi ci sono giocatori che fanno la storia, perché Pippo per la doppietta, Kakà per quello che faceva in campionato, per Paolo per quello che ha rappresentato per il calcio mondiale. Insomma, io credo che ci siano, sì sicuramente lì sotto c'è un pezzo di storia del calcio, sì. La finale, tra l'altro, ero in tribuna perché avevo 41 anni, avrei dovuto smettere qualche anno prima, però mi era stato permesso di fare i preliminari. Giocammo contro la Stella Rossa, la prima fu una partita un po' del cavolo, giocata a San Siro. In realtà andammo in questo famoso Maracanã a Belgrado e devo dire che i tifosi erano molto aggressivi, i tifosi della Stella Rossa erano molto aggressivi, dopo si scoprì anche perché, però in quel momento c'era qualcuno di quella squadra che sembrava impaurito. E mi ricordo che io e altri due o tre di quelli che avevamo forse qualche anno di più alle spalle cercammo di alleviare l'ansia dei nostri compagni dicendo che qualsiasi piccolo bambino avrebbe voluto essere lì per giocare una partita di Champions. Questo, secondo me, aiutò lo spirito di quella squadra. Vincemmo giocando benissimo e ci divertimmo tanto. Il racconto di Alessandro Costacurta scolpisce il prologo della settima. Quando al Milan dissero di non andare nemmeno in Serbia, quando ai tifosi rossoneri vennero riservati sassaiole e insulti, quando la UEFA venne presa di mira dai tifosi della Stella Rossa per aver riammesso il Milan nelle coppe europee. Riammissione. Un termine bizzarro per chi si era già qualificato alla Champions League 2006-2007 sul campo, con il secondo posto e con gli 88 punti fatti in campionato. Ma a volte, calciopoli o meno, il calcio sa essere esattamente questo, bizzarro. È stata un'impresa straordinaria in una Champions che è la più sofferta, nata in quella famosa estate di Calciopoli 2006. Abbiamo saputo solo all'ultimo che eravamo stati ammessi. Insomma, io ricordo bene l'emozione anche quando siamo stati riammessi in Champions dopo il secondo grado della giustizia sportiva. Io che chiamo tutti i giocatori per dirgli presentatevi subito. Pippo, che era arrivato in Sardegna dopo i mondiali proprio quella sera lì, straordinario. Si è meritato poi di segnare i due gol nella finale, era andato a Romazzino in Sardegna, non ha neanche disfatto i bagagli e 4 ore dopo era già, non è stato neanche una notte a dormire in Sardegna, 4 ore dopo era già a Milanello, abbiamo cominciato la preparazione, la Stella Rossa, insomma, poi tutta la storia. Ma comunque ci sarebbe da fare un libro, quantomeno parlare per ore. In quel libro di Adriano Galliani potrebbero chissà, forse, entrare anche le indiscrezioni giornalistiche del Natale 2006, quando si favoleggiava di una cassa di champagne, di quello buono, arrivata dalle parti di Viareggio a Marcello Lippi, il CT azzurro campione del mondo che avrebbe, hai visto mai, potuto diventare l'allenatore del Milan nell'estate 2007. Una cassa di quello buono partita, magari, chissà, forse, anche per pungolare il gruppo, a legarsi ancora di più a Carlo Ancelotti, a giocare e a lottare anche per Carlo, per farlo restare il più a lungo possibile. Cosa che puntualmente accadde, soprattutto dopo il 2-0 di Monaco di Baviera nei quarti di finale.
anche se il tasto batte sempre lì, batte sempre sulle vacanze dell'estate 2006, saltate dai giocatori per amore del Milan e per amore della Champions League. Penso che se il destino abbia guardato giù mi ha dato una mano in quella partita, perché io ero veramente campione del mondo, arrivato in vacanza da un giorno e il dottore mi chiamò e io ero a Porto Cervo appena atterrato e sono tornato indietro, anche per quello arrivai per primo, perché ho detto non appoggio neanche le valigie, se no, e sono tornato. Ma dopo quell'anno lì, insomma, il 9 agosto con la Stella Rossa, il giorno del mio compleanno, 70.000 persone, il gol, penso che per me il compleanno più bello non ci potesse essere. E poi da lì i preliminari e la Champions di Atene, insomma, qualcosa di straordinario. Poi quell'anno, il 2007, comunque è eccezionale perché vinciamo le tre coppe, perché io faccio 5 gol, qualcosa di speciale per un attaccante e per questo gruppo. Non camminerete mai soli, you'll never walk alone, canta storicamente la Coppa, la mitica curva del Liverpool. Ma ad Atene anche quelli del Milan non ci sono arrivati da soli. Erano insieme, tutti uniti per mano, tutti un gruppo, tutti una grande unica squadra compatta, pronta a concedersi alla storia, come sintetizza e riassume Clarence Seedorf. Io non mi ricordo solo momenti, ma mi ricordo tutto l'anno, perché le grandi vittorie, come le grandi successi nella vita, non arrivano da un giorno all'altro, quindi, come si dice in inglese, the journey, no? Tutto il percorso, dalle difficoltà iniziali di quella stagione a poi l'ultima partita nel finale, tutto il percorso, tutte le difficoltà, il gruppo che si era ricomportato, diciamo, compattato dopo un inizio molto complicato, recuperando, trovando forze, energie, motivazioni, unione, e questo ha portato poi a risultati importanti, portandoci nei quarti finali, semifinale e poi quel ritrovo con Liverpool. A Milano c'è una piazza, si chiama Piazza 24 Maggio, un tempo chiamata la piazza del mercato di Porta Ticinese, una piazza che si caratterizza per la presenza della porta monumentale progettata dal Cagnola. La porta fu commissionata da Napoleone per celebrare le proprie vittorie, tant'è che fu battezzata inizialmente Marengo quando i lavori vennero iniziati nel 1802. C'è chi la definisce Piazza 24 Maggio a Milano una piazza non piazza, un crocevia di mille strade e altrettanti binari. In ogni caso, Piazza 24 Maggio prende il nome definitivo dalla data del 1915, che ricorda l'entrata dell'Italia nel primo conflitto mondiale contro Germania e Austria. Nel cuore di quella notte, le truppe italiane oltrepassarono il confine italo-austriaco alla volta delle terre irredente, Trento, Trieste, l'Istria. Anche il 24 maggio del Milan è stato un crocevia che poteva portare verso altre strade, verso altri binari. Non ci sarebbe stato il 24 maggio del Milan se a Belgrado non fosse scesa una nebbia più unica che rara. Non ci sarebbe stato il 24 maggio del Milan se la squadra si fosse demoralizzata per i clamorosi errori arbitrali di quella Coppa dei Campioni, come l'autorete di Vasiljevic, non convalidata dall'arbitro tedesco Pauli a Belgrado, come il gol nettissimo di Frankie Rijkaard non visto dall'arbitro portoghese Rosa dos Santos a Brema, come il gol regolare annullato a Gullit per un fuorigioco inesistente visto solo dall'arbitro svedese Fredriksson a Madrid. Ma il Milan, nonostante tutti questi episodi, nonostante tutto questo vento contrario, ha sempre saputo andare per la sua strada, fino a raggiungere le terre della finale di Coppa dei Campioni, che per i rossoneri erano irredente dal 1969 ormai, da 20 anni a quella parte. Questa Coppa è stata fortemente voluta, fortemente programmata e abbiamo avuto anche la fortuna, ingrediente necessario per raggiungere qualsiasi risultato in qualsiasi campo, ma soprattutto nel calcio. E questa sera ho temuto, perché quando dopo i primi 15 minuti difficili in cui il nostro gioco non riusciva a nascere con la fluidità abituale, imbrigliati come eravamo dalla gelatina di centrocampo della Steaua, ho visto un tiro di Gullit che pareva avere tutti i crismi del gol, stamparsi sul palo e procedere in direzione opposta a quella della porta, e il mio vicino, il presidente dell'UEFA Georges, mi ha mormorato nell'orecchio: ah, mala suerte. Ho detto: vuoi vedere che questa sera
la fortuna è andata dall'altra parte. Sì che io mi ero fermato nella cappella del Nou Camp a pregare il Dio degli eserciti che fosse tutto dalla nostra parte, visto che in fondo eravamo occidentali e cattolici e quei signori là invece no. E poi invece ci ha pensato ancora Gullit in successione immediata, abbiamo segnato la prima rete, la partita è tornata nelle nostre mani e da quel momento in poi non ho più avuto timori. Le parole del presidente Berlusconi arrivano direttamente da quella notte, la notte del 24 maggio 1989, una notte che veniva anche lei a sua volta da lontano, perché dalle parole di Arrigo Sacchi, pronunciate subito dopo la fine di Milan Steaua 4-0 di quel 24 maggio 1989 a Barcellona, si capisce quanto il grande progetto europeo del Milan sia nato molto prima, sia nato un anno prima. I rossoneri vincevano lo scudetto a Como nel maggio del 1988 e già iniziavano a pensare alla Coppa. Tanto che, pochi giorni dopo la vittoria dello scudetto, la squadra neocampione d'Italia giocò subito un amichevole a Old Trafford contro il Manchester United. Una partita che Arrigo Sacchi cita un anno dopo, perché per lui il cammino europeo non era rappresentato solo dalle partite ufficiali giocate in Coppa dei Campioni, ma da tutte le amichevoli europee di preparazione del maggio 1988, ma anche del luglio e dell'agosto del 1988, un anno prima del trionfo di Barcellona. 13 partite, ne abbiamo vinte 9, pareggiate 4, giocando contro Bayern di Monaco, Tottenham, Manchester, Real Madrid 4 volte, Werder Bremen, Stella Rossa, Steaua, Vitoccia di Sofia. Questo è un grande curriculum di questa squadra che non solo ha vinto, ma direi ha trionfato. Se giochi un certo tipo di calcio con giocatori modesti puoi fare qualche cosa di buono, se lo giochi con dei giocatori di questo livello puoi fare anche una piccola storia di calcistica, come credo il Milan stia facendo in questi 2 anni. Parole presidenziali, parole tecniche, parole programmatiche, parole tattiche, parole di crescita, ma ci sono poi anche le frasi che arrivano dal cuore, come quelle di Carlo Ancelotti e di Franco Baresi, che dedicarono sul prato del Camp Nou il trionfo a tutti i 90.000 milanisti, uno per uno i 90.000 milanisti che trasportarono tutto un popolo da una grande città all'altra, da Milano a Barcellona. Devo dire grazie a questo pubblico perché è stato meraviglioso e sono felice di aver fatto felice tutta questa gente che è venuta fino a qua. Sono commosso, si è avverato un sogno perché non avrei mai immaginato di arrivare ad alzare una Coppa dei Campioni. Questa è forse la più grande soddisfazione, senza dubbio. Diciamo, eravamo un po' timorosi all'inizio perché non volevamo mandare a Milano 90.000 persone con la bocca amara. Siamo riusciti, abbiamo fatto una grande partita, siamo contenti noi, è contento il pubblico e credo che sia contenta tutta l'Italia.